Ebbene sì, ragazzi, hanno annunciato il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater e lo hanno annunciato con un filmato presentato al PlayStation Showcase, nonostante a quanto pare il gioco in realtà non sarà esclusiva, anche se questo è ancora un attimo da dibattere. Ve lo cerco sotto gli occhi proprio, Metal Gear Solid 3 Remake, ma non dovrebbe essere esclusiva. E quindi sappiamo che esiste, adesso ci vediamo insieme il trailer e ne parliamo, anche se effettivamente il trailer, ragazzi, non è pienissimo di roba, ve lo dico subito. Ho cominciato con il faccione di Snake perché ci stava. Questo non è gameplay, oltretutto. All'inizio mi aveva molto fuorviato questo trailer. Fuorviante, eh? Molto fuorviante così. Pensate quanto sarà bello con una bella grafica. Effetto sorpresa. Da brividi. Da brividi. Da brividi. Ovviamente non ci sono date. Purtroppo, ma hanno annunciato anche un'altra cosa. Allora, intanto, Metal Gear Solid Snake Eater coming to PS5. Non dovrebbe essere un'esclusiva, e Metal Gear Solid Master Collection 1, 2 e 3. Ovviamente stiamo parlando degli originali, ok? Questo è l'annuncio, ragazzi. Come avete visto, è un teaser proprio, con il bel faccione di Snake. E una domanda che vi potreste fare è: come mai il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater? Perché a livello cronologico è il gioco che va più indietro. E quindi forse hanno deciso di fare il remake di Metal Gear Solid 3 e poi magari progredire se le vendite vanno bene e fare qualche altro remake, avvicinandosi in maniera proprio cronologica agli ultimi giochi rilasciati. Quindi vogliono probabilmente cercare di costruire una cronologia dei giochi non per anno d'uscita, ma proprio facendo riferimento alla storia del gioco. Quindi questo è una possibilità del motivo per il quale hanno deciso di fare, appunto, prima Metal Gear Solid 3. E la cosa interessante anche è che non sembra che lo sviluppatore sia Bluepoint Studios, che sostanzialmente si vociferava fosse lo studio che stava cercando di svilupparlo, questo Metal Gear Solid 3 Remake. Brividissimi comunque sto momento, eh. Se uno si va a vedere un attimo l'inizio. Oh, vediamo anche questa parte qua, ma non mi sembra che ci fossero nomi di studio, so che solo Metal Gear Solid Delta Snake Eater. E poi
Nient'altro, solamente l'annuncio delle altre. Madonna mia, che bello, raga. Tiè, mi faccio anche lo screenshot perché è fantastica sta cosa. E mi sembra che non ci sia nient'altro. Non ci dicono nemmeno chi lo sta sviluppando, non sappiamo veramente niente, praticamente. Ragazzi, io vi saluto così, con questo brevissimo video per informarvi della esistenza di Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Io sono molto contento, è uno tra i miei preferiti. Questo e Metal Gear Solid 1 sono probabilmente i miei preferiti di sempre, subito dietro Metal Gear Solid 4. E quindi sono veramente molto contento. E fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. Ciao raga, alla prossima.